Inizio subito con due dati molto significativi, che l'Axi settore ciclismo quest'anno ha raggiunto la quota di 51.529 tesserati e l'affiliazione di 1.600 associazioni. Siamo il primo ente di promozione sportiva stiamo raggiungendo i livelli della Federazione Ciclistica Italiana. Calandosi nella realtà provinciale, al nostro comitato sono state affiliate quest'anno 54 società e abbiamo raggiunto quasi 1.500 tesserati. Diciamo che piano piano stiamo lentamente recuperando molti tesserati ed stiamo raggiungendo quel numero di tesserati che il nostro comitato aveva negli anni di maggior successo. Diciamo che il programma sportivo presentato inizialmente è stato quasi interamente realizzato grazie alla fattiva collaborazione di tutti i presidenti delle associazioni che per l'impegno per la volontà e l'impegno profuso sono riusciti ad onorare diciamo tutti, nonostante le notevoli difficoltà del momento e le precarie condizioni in cui il ciclismo in genere si trova, lo sport in generale, non il ciclismo, ma lo sport in genere si trova, sono riusciti a rispettare, ad onorare gli impegni presi. Quest'anno, per quanto riguarda Pesaro, mi sembra che sia stata un'annata più che buona. E solo parlando di agonismo, sono state organizzate oltre 30 manifestazioni e io sono convinto che sono pochissimi i comitati provinciali in Italia di una sola provincia che hanno fatto più di 30 gare. E questo va dato atto specialmente a due associazioni che ne hanno fatte 7, 8, 9 ciascuna e poi le altre che sono venute, che l'hanno seguite. Le gare sono andate abbastanza bene, la Fondo di Urbino, la Straducale è andata abbastanza bene ugualmente, poi l'attività cicloturistica un pochino di meno, il Mediofondo sta prendendo ma il cicloturismo sta un pochino calando perché sta invecchiando. Abbiamo dei cuccioli di primavera, 20-25 bambini, speriamo che crescano presto così almeno sono pronti loro a sostituirsi il più presto possibile. Siamo qui oggi pomeriggio per festeggiare a livello provinciale l'Axi, non potevamo mancare personalmente in quanto consigliere regionale per riconoscere il merito di questa associazione che rende diciamo, unico il ciclismo. Lo fa diffondere come sport importantissimo sia per la pratica sportiva ma soprattutto quello che interessa il livello regionale ai fini turistici, nel senso che è una propaganda, un'immagine per quello che riguarda il territorio marchigiano e la diffusione del territorio, soprattutto di tutto il territorio ma delle aree interne, vocate dal punto di vista naturalistico per farsi conoscere e apprezzare, e la bicicletta è uno dei modi migliori per apprezzarlo, oltre tante altre diciamo, attività sportive, dalle passeggiate, trekking, cavallo, eccetera, quella della bicicletta è veramente una delle principali. Ecco, l'Axi che sta crescendo anno dopo anno con un'attività anche a livello agonistico, a livello amatoriale, accentra appunto l'attenzione sul territorio marchigiano e quindi la regione non può essere che riconoscere qui e riconoscere questo lavoro.